per l'economia bavarese l'Italia è un partner commerciale molto importante, noi ci collochiamo al 5° posto tra i paesi partner commerciali della Baviera e vorrei ricordare che per l'Italia la Germania è il primo partner commerciale e tra i Bundesland tedeschi sicuramente la Baviera è il Bundesland che si colloca ai vertici per interscambio commerciale con l'Italia, facendo addirittura un circa 20% dell'intero interscambio commerciale esistente tra l'Italia e la Germania. Quali sono i settori maggiormente interessati dagli interscambi tra Italia e Baviera? Allora, i settori principali sono quelli dell'automotive, della costruzione di automobili e tutta la filiera, diciamo, collegata, della costruzione di macchinari, di apparecchiature elettrotecniche, elettroniche. Quello che è interessante notare è che proprio su questi primi tre settori merceologici di interscambio tra l'Italia e la Baviera, sia l'Italia che la Baviera presentano un interscambio assolutamente bilanciato. Questo cosa significa? Significa che noi esportiamo componentistica verso la Baviera, che poi viene reinserita in prodotti finiti che vengono poi esportati verso l'Italia e viceversa, la Baviera fornisce all'Italia anche altro tipo di componentistica che viene inserita poi in prodotti finiti che vengono esportati poi verso la Baviera. E questo è un dato molto interessante proprio perché evidenzia ulteriormente l'interrelazione forte intreccio tra le nostre economie. Poi ovviamente vorrei citare il settore dell'agroalimentare, che per noi rappresenta un asset sicuramente importante e dove l'Italia è sicuramente il primo partner commerciale per la Baviera in quanto paese importatore di prodotti alimentari della Baviera e viceversa per l'Italia la Baviera si colloca ai vertici nell'esportazione di prodotti agroalimentari, soprattutto frutta e verdura, però pensiamo ovviamente anche ai vini e gli altri prodotti del settore alimentare che vengono esportati in grandi quantità verso la Baviera e che si trovano al giorno d'oggi in tutti i negozi di alimentari, nella grande distribuzione, su tutti i canali qui in Baviera. Quali aspetti dell'italianità piacciono maggiormente ai tedeschi? I tedeschi apprezzano molto l'aspetto, diciamo, l'umanità, il calore umano degli italiani, l'empatia degli italiani, apprezzano molto la creatività e devo dire sul piano lavorativo apprezzano molto la flessibilità degli italiani e anche questo grande impegno nel lavoro che ci viene riconosciuto. Ricordo alcuni anni fa un politico tedesco che venne in visita proprio con una missione commerciale in Italia e rimase sorpreso a vedere che le persone rimangono in azienda anche fino alle 7, alle 8 di sera, proprio evidenziando questa grande disponibilità degli italiani nell'impegnarsi a lavorare anche molte ore, forse a volte anche di più, diciamo, dell'orario che è normalmente invece consueto qui in Germania. Quali consigli darebbe a un imprenditore interessato ad intraprendere un'attività in Baviera? Allora, il consiglio che io posso dare è sicuramente prima di tutto quello di vedere il mercato, informarsi, cercare di capire il mercato com'è strutturato, cercare di capire prima di tutto come la pensa l'interlocutore, quindi il tedesco, nei confronti del proprio prodotto che si vuole portare qui in Germania. Affidarsi sicuramente a delle persone che possono accompagnare in questo percorso di introduzione dei propri prodotti sul mercato attraverso i professionisti. Anche noi come Camera di Commercio Italo-Tedesca offriamo una serie di servizi alle aziende italiane che appunto ricercano partner commerciali, distributori, agenti qui in Germania e siamo in grado di accompagnarle quindi in questo percorso di introduzione o di rafforzamento della propria rete commerciale in Germania. Qual è il prossimo evento della Camera di Commercio Italo-Tedesca? Il prossimo evento avrà luogo proprio settimana prossima qui a Monaco. È un evento dove noi abbiamo voluto coniugare l'Italian style, il lifestyle italiano con il food italiano.
Organizzeremo un evento qui, in un ristorante molto conosciuto a Monaco, di uno chef stellato, italiano peraltro, dove presenteremo a dei giornalisti, a bloggers, una serie di creazioni a cura di questo cuoco che metteranno in risalto alcuni prodotti, alcune tipicità italiane, e lo faremo in una maniera che è molto carina, appunto coniugando poi un prodotto italiano icona, che ovviamente non posso ora citare a livello di marchio, ma sarà un'automobile italiana. E quindi chi parteciperà a questo evento, i giornalisti avranno modo anche di poterla toccare, vedere con mano, addirittura anche fare un piccolo giro. Ecco, questa è una modalità che noi, su cui noi crediamo molto, quella di coniugare aziende italiane anche afferenti a settori diversi per promuovere proprio il brand italiano, per promuovere tutto quello che è diciamo il valore dei prodotti italiani e quello che si riesce anche a trasmettere a livello emozionale, perché sono fortemente convinto che per riuscire ad accattivare la simpatia e l'interesse soprattutto dei nostri interlocutori tedeschi dobbiamo fare leva moltissimo su quella che è sicuramente una capacità italiana e dei nostri imprenditori italiani, ovvero sulla leva emotiva nel far sentire ed evocare sensazioni che collegano i prodotti al nostro bel paese.